Eccoci qui, ben ritrovati. Abbiamo con noi in collegamento Elia Minari, scrittore, giurista, fondatore dell'Associazione Cortocircuito e coordinatore dell'Osservatorio Permanente della Legalità dell'Università di Parma. Grazie Elia per essere con noi, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Dicevamo, sicuramente è importante ricordare il tuo impegno nell'aver fondato l'Associazione Antimafia Cortocircuito. Questo è un anno in cui il nostro paese ha ricordato importanti trentennali e quarantennali. Abbiamo ricordato i 30 anni dalle stragi di Via D'Amelio e dalla strage di Capaci, abbiamo ricordato i 40 anni dall'uccisione del generale Dalla Chiesa e dall'approvazione della legge Rognoni-La Torre che ha introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 416 bis che permette appunto di punire il reato associativo di tipo mafioso. Dopo 30 e dopo 40 anni, qual è lo stato di salute, ecco, se così possiamo dire, del paziente Italia? Sicuramente è una tematica molto importante, quella della criminalità organizzata di stampo mafioso, perché crea quotidianamente dei danni economici, di concorrenza sleale anche nel nord Italia, con imprese che sono vittime della concorrenza sleale delle imprese mafiose, che arrecano in questo modo dei danni anche nel settore degli appalti pubblici, oltre a diversi settori dell'ambito privato, dall'edilizia all'autotrasporto, anche ad altri settori come la ristorazione, il turismo e nuovi ambiti, perché la criminalità organizzata è stata capace di reinventarsi e inserirsi anche in nuovi contesti e in nuovi anche settori. Per questo è importante anche ricordare questi avvenimenti così importanti in modo non retorico, ma in modo invece concreto, chiedendoci cosa possa fare ognuno di noi, cosa possa fare ogni cittadino nella propria quotidianità contro le mafie, innanzitutto cercando di informarci rispetto alla realtà circostante. Elia, lo diceva. Vai, vai, vai. Lo Prego. dicevamo, tu sei anche coordinatore di questo osservatorio permanente sulla legalità dell'Università di Parma, l'università che appunto si occupa di sicuramente didattica, ma soprattutto di ricerca scientifica. Sono momenti importanti per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere del PNRR. Si è parlato spesso rispetto a queste ingenti risorse economiche di cui l'Italia è destinataria, di quelli che possono essere i rischi dell'infiltrazione da parte delle mafie, delle criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, in generale nel settore delle società che operano con la pubblica amministrazione. Quali ritieni siano le criticità da tenere bene a bada e che cosa si può fare? Sicuramente con i 191,5 miliardi di euro vi è un interesse particolare da parte delle organizzazioni mafiose e quindi è fondamentale, ad esempio, attenzionare meglio quali siano i collegamenti tra chi cerca di accaparrarsi una parte di queste risorse, per capire quali siano i reali proprietari, ad esempio attraverso lo studio anche delle fonti aperte, dalle visure camerali alle visure catastali, agli atti poi delle pubbliche amministrazioni che erogano risorse, sia appalti pubblici ma anche altri tipi di stanziamenti e di investimenti pubblici, perché le mafie, in particolare l''ndrangheta, hanno dimostrato di sapersi evolvere, di sapersi trasformare, di sapersi adattare ai nuovi contesti, un po' come un camaleonte che cerca di non farsi riconoscere. Proprio si è cercato questo volto apparentemente silente, che poi ogni tanto invece sale anche alle cronache per gesti più eclatanti, ma le mafie guadagnano proprio quando c'è silenzio. Quindi l'importanza anche dell'attenzione collettiva, dell'attenzione anche da parte di giornali e televisioni, proprio per fare in modo che ci siano anche degli strumenti di prevenzione da parte delle pubbliche amministrazioni. Come Osservatorio dell'Università di Parma ci occupiamo proprio di questo, come veniva detto, assolutamente dal punto di vista della ricerca scientifica, della formazione, della sensibilizzazione, per anche rivolgerci ai professionisti del domani, e anche realizziamo numerose attività anche recentemente di formazione per le pubbliche amministrazioni, quindi con
dei corsi, dei momenti di riflessione, di confronto con dirigenti, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per spiegare meglio come effettuare, ad esempio, le segnalazioni antiriciclaggio, che sono fondamentali e che ognuno può realizzare quando si trova di fronte a dei segnali anomali. E invece a volte in passato è accaduto che non ci fossero le adeguate competenze per effettuare queste segnalazioni. Tuttora nella pubblica amministrazione la formazione su questa tematica è fondamentale, ma anche le segnalazioni dei cittadini sono molto importanti, proprio perché se c'è un impegno collettivo e corale, e non soltanto di alcuni singoli isolati, ma invece un impegno della collettività, della società, che si sente responsabile, corresponsabile di fronte al fenomeno mafioso, ovunque viva, perché io sono nato e cresciuto in Emilia-Romagna e questo tema, in un territorio che sembrava esente, invece ha riguardato da vicino questo ambito. Nel corso degli anni ho realizzato approfondimenti, inchieste che poi sono stati utilizzati in tribunale con prove contro la 'ndrangheta. Esatto, e soprattutto sul ruolo dei cittadini, sul ruolo attivo dei cittadini che poi vogliamo parlare anche per chiudere questo spazio. Lo facciamo dopo qualche minuto, ci fermiamo solo per un piccolo break pubblicitario e poi torniamo ancora qui. Eccoci qui, le 9:15 minuti, siamo sempre in collegamento con Elia Minari, fondatore dell'associazione Cortocircuito, e ricordiamo tra l'altro anche quelli che sono un po' i siti web ai quali potete trovare altre informazioni. C'è sicuramente il sito eliaminari.it, sito di Elia, dove potete trovare informazioni sulla sua attività e soprattutto su tutti quelli che sono stati anche le sue pubblicazioni, non solo scientifiche ma anche divulgative. Tra queste ricordiamo guardare La mafia negli occhi del 2017, edito da Rizzoli, e poi c'è il sito dell'associazione Cortocircuito, cortocircuito.re.it. Qui potete trovare informazioni anche per condividere, ecco, le battaglie, le iniziative promosse da Cortocircuito. Elia, guardare La mafia negli occhi, tu La mafia negli occhi l'hai vista, l'hai guardata bene. A ottobre di quest'anno sei stato anche vittima di alcune intimidazioni da parte della criminalità organizzata, sono state adottate anche delle misure da parte della prefettura a tutela appunto della tua incolumità. Qual è il coraggio che oggi bisogna trovare o forse ritrovare per guardare la mafia negli occhi? Ho cercato di dare il mio contributo dal 2009, quando ero un semplice studente del liceo, e poi nel corso degli anni successivi da studente universitario in giurisprudenza a Bologna e anche poi dopo la laurea anche con le attività che sono proseguite su queste tematiche. Quindi è stata un'avventura di oltre 10 anni per la curiosità di comprendere cosa stesse accadendo intorno a noi, in Emilia-Romagna, nel nord Italia, per cercare di far luce su una realtà che spesso consideriamo lontana dalla nostra quotidianità, ma che invece è molto più vicina a noi rispetto a quanto pensiamo. In particolare il tema dell''ndrangheta mi sono trovato ad affrontare, non solo nel contesto locale, ma anche andando a vedere quali fossero le connessioni con, ad esempio, l'estero, con altri paesi europei. Connessioni anche che mi sono trovato ad esporre negli ultimi mesi presso l'ONU, le Nazioni Unite, in conferenze internazionali nelle quali emerge come anche la collaborazione, la cooperazione internazionale sia fondamentale, perché dalla realtà anche locale emerso proprio secondo il principio di follow the money, quindi di seguire la ricchezza delle mafie, dell''ndrangheta, in particolare per quanto riguarda le mie analisi, è emerso di come i collegamenti siano numerosi e anche insospettabili e di come ci sia bisogno non solo dell'attività delle forze dell'ordine e della magistratura che ogni giorno con impegno contrastano questi fenomeni, ma anche dell'impegno di ogni cittadino. Per questo, ad esempio, come associazione culturale antimafia Cortocircuito, che è anch'essa attiva dal 2009,
In Emilia abbiamo attivato un ufficio, Sportello Legalità e Giustizia, nel quale ogni cittadino, non solo dell'Emilia, può segnalare delle questioni che vede, ma anche può avere una consulenza legale gratuita sui temi che ci stanno più a cuore per affermare la legalità e la giustizia, per avere un orecchio attento alla collettività, a ciò che accade nel territorio e per trasmettere il messaggio che il ruolo di ogni cittadino è fondamentale. Informarsi per ogni cittadino, ma anche consumare in modo critico, scegliendo ad esempio quali prodotti acquistare, quali locali frequentare alla sera, a quale impresa decidere di fare strutturare casa propria. Sono scelte quotidiane che possono apparire come banali, ma che invece sono determinanti, determinanti per cercare di arginare il fenomeno mafioso. E tutto ciò non dipende da qualcun altro, ma dipende da ognuno di noi, perché invece ci sono cittadini che quotidianamente purtroppo avvantaggiano le mafie, ad esempio attraverso i mercati illegali, delle droghe, della prostituzione illegale, del gioco d'azzardo, illecito e attraverso tutta una serie di altri mercati, così come vi sono imprenditori che colgono l'occasione di fatture false, colgono l'occasione anche dello smaltimento illecito dei rifiuti, che servizi che le organizzazioni mafiose offrono. E quindi è importante invece arginare questi fenomeni con l'impegno di ognuno di noi, innanzitutto comprendendo anche come le mafie siano mutate nel corso del tempo, però allo stesso tempo anche mantenendo dei loro tratti peculiari e identitari. Questa capacità di essere una multinazionale, quale oggi la 'ndrangheta è, e allo stesso tempo la capacità di mantenere alcune regole tribali, un connubio che ha permesso, ad esempio, alla 'ndrangheta di evolversi, di proliferare nel nord Italia, ma anche in altri stati europei e in altri continenti. Grazie, grazie Elia per essere stato con noi e chiaramente l'invito è, perché no, in futuro a venirci a trovare proprio qui nei nostri studi a San Giovanni Rotondo, ma sarà sicuramente anche l'occasione in futuro per affrontare nuovamente queste tematiche importanti, cruciali per lo sviluppo del nostro paese. Grazie e buon Natale. Grazie a voi, buon Natale.